iniziato, mi faceva così da sotto la poltrona, io non so più fare. Siamo d'accordo in qualche modo. Sono impiegatizia, lavoro tutto il giorno, semplicemente mi sveglio. Praticamente anche quando non lavoro sto sempre attorno alla mia scrivania, o seduta o lì. So bene le scadenze, quali sono, ce l'ho presente la scadenza che ho per fare il libro e poi me la dimentico, cerco di andare avanti senza affrettare molto. Di solito alla fine del libro rallento, perché a volte mi capita di aver fretta di finire e so che se faccio le cose in fretta le devo comunque rifare. Quindi quando c'ho l'ansia, la fretta, di solito lavoro molto lentamente. E ho dei metodi per scacciare l'ansia, anche se sono comunque ansiosissima. Quali sono questi tipi? Gesti? Se ci sono. Beh, tipo che quando finisco un libro pulisco la scrivania. Questa è una necessità. Alcuni scrittori, tipo la Isabella Allende, mi sembra, accende una candela. E finché la candela non smette, non termina, lei lavora. Quando è terminata, è finita la sua giornata di lavoro. Cioè, però non ti dice a che punto la accende. Mozzicone. Allende. C'era quel libro di Piccolo. Esatto, sì. Che era un tic, scrivere un tic. Molto carino. Molto carino. Dove lavori, ad esempio? Vicino alla finestra? Sì, vicino alla finestra. Con la luce che viene da sinistra. Sempre quello, un tic, hai bisogno di quello. Ma perché è una questione logistica strutturale della casa? Sì, o... sì, perché la mia scrivania è così, ho pensato molto prima di piazzarla, ma cioè, a questo punto va bene così. Quando faccio i bozzetti non voglio musica, no. Questo è un tic. Sì. I bozzetti non vogliono musica, non vogliono. Sì. Quando penso, sì, quando progetto le cose, preferisco il silenzio. E quando finisci ti fai tipo una cena particolare? Ti premi in qualche modo? Ti premi in qualche modo. Quando termini, soprattutto il libro, che in realtà è più lungo. Oltre il piacere di rimettere a posto lo stesso. Sì, a parte pulire, che dà sempre questa grande sensazione di buttare tutte le cartacce, aver chiuso qualcosa. Detenerlo dalle liste che comunque mi faccio. Bellissimo, liste? Fantastico. Le liste delle robe da fare, delle robe da comprare, delle robe da pensare. Che ti sembra per questo lavoro? Le liste ne ho tantissime. Liste, io adoro le liste. Chiedetemi una lista. Io non sono appunto genio di sregolatezza, ma sono proprio molto programmato da sempre. Però sono pigro. Non sembra, perché mi occupo volutamente di fare lavori molto impegnativi da un punto di vista sia progettuale sia di responsabilità, perché mi piace, proprio mi piace caratterialmente. Probabilmente il mio ego viene molto soddisfatto dall'avere responsabilità e problemi da risolvere, soprattutto se li risolvo ovviamente, se no sarei solo un masochista. Quando illustro, a me capita più spesso di fare illustrazioni singole, quindi o copertino, illustrazioni per quotidiani, ritratti, che mi piace molto fare. Il mio standard è abbastanza semplice, tendo a progettarli e chiuderli in anticipo rispetto alla scadenza. Mi piace risolvere prima, diciamo, il problema, perché un po' l'esperienza dice che potrei voler un po' di tempo per lasciar decantare l'illustrazione finita, almeno forse, se riesco, almeno una giornata, riguardarla e a quel punto avere il senso critico per eliminare quello che è davvero superfluo, perché un po' si tende che uno non sia magari affettivo nei confronti del proprio lavoro, si tende però ad affezionarsi a un modulo, a uno schema, a uno stile, a un colore, eccetera. Sui libri sono più lento perché mi impigrisco di più, ho più tempo
conosco benissimo le scadenze, io le rispetto sempre, non mi piace appunto la parte di sregolatezza del nostro lavoro. A Milano ho cambiato 7 case e quindi non ho un ambiente unico che possa riconoscere come tale. Nell'attuale lavoro in cucina a soggiorno con la luce di spalle che illumina, però io lavoro in digitale soprattutto, quindi ho un'esigenza differente rispetto alla luce. Sì. Ho il mio portatile e lavoro sempre con il portatile anche quando realizzo cose più impegnative. Se lavoro in altri luoghi, come per esempio mi capita in Sardegna quando vado a casa dei miei genitori, ci sto a lungo, sto tutta l'estate e lì lavoro sempre, quindi, e lavoro bene, nel senso che lavoro in un clima molto rilassato, con dei familiari molto attenti ai miei tempi, appunto, cioè mi sento molto coccolato, sì. Mi disturbano ma in modo creativo, nel senso che mia madre entra in camera dove in genere lavoro e mi dice: non ti voglio disturbare, lo vuoi un po' di tè, cose del genere, e dico no, ma guarda, dopo, sì, scusa. E poi sembra un po' Frau Blücher di Frankenstein Junior, che si gira e poi fa ozzata con latte. No, quello lì. Sì, io ho bisogno di distrarmi. Sì. La distrazione è fondamentale. Sulla distrazione è fondamentale. Sì. Sì, perché ti sposta dal fuoco che magari hai messo su un momento, una complicazione, eccetera, che invece poi si risolve diversamente. Sì. Intignarsi, soprattutto sull'illustrazione, è una cosa che non aiuta, perché ti irrigidisce. Sì. A intignarsi. Sì. Che mi hanno segnato nella vita, esercizi di stile di Chenot. Tutto Calvino. Calvino, Chenot, Perec. Il Signore degli Anelli di Tolkien. Le poesie di Eliot, soprattutto i 4 quartetti, o La Rocca, eccetera. Anche La Terra Desolata, ovviamente, che io ho amato follemente. Guerra e Pace di Tolstoj. Il Dolce Domani di Russell Banks.